Sottoporta Show Estate, terzo appuntamento in compagnia del sottoscritto Raffaele Russomando, Federico Mancini e Ciro Gaipa. Allora, come promesso, dopo questo bel pezzo musicale abbiamo Antonio Marasco, mister Antonio Marasco della Maraotto. Ciao mister, come stai? Tutto bene? Tutto Perfetto, tutto non c'è male. E ti presento anche Ciro Gaipa di Napoli Calcio Salve News. mister, Buonasera salve. mister. Salve a tutti quanti. E anche Federico Mancini, co-conduttore insieme al sottoscritto. Mister, allora comincio io con la prima domanda. Facciamo un po' di panoramica generale. Beh, credo che il calciomercato comunque sia un argomento Arrivano che tante sorprese. è decisamente sì. Come l'ha visto questo passaggio di Gonzalo Higuaín alla Juve? Non deve essere comunque piacevole, a prescindere, no? No, vabbè, il fatto che sia passato ad una diretta concorrente penso che sia stata un qualcosa di negativo per quanto riguarda il Napoli, però se la vediamo sotto l'aspetto di discorso economico, alla fine il Napoli ha fatto un grandissimo affare, visto che ha venduto Higuaín per 90 e passa milioni di euro, quindi Certo. ad adesso ci sarà sicuramente una campagna acquisti da parte del presidente De Laurentiis, che ultimamente ha piazzato qualche colpo di mercato, anche se si tratta di giovani promesse come l'attaccante Milik. Sì. Adesso dicevo che quasi imminente anche l'arrivo di Kvaratskhelia, il centrocampista del Certo. Bologna. Quindi penso che il Napoli si sia mosso bene alla ricerca di giovani che possono permettere a Napoli fare il campionato che ha disputato l'anno scorso. È arrivata anche secondo, è stata l'unica squadra che ha dato fastidio alla Juventus, però purtroppo si è privata, secondo me, di un fuori classe, perché se vogliamo parlare di Higuaín, veramente sotto tutti i punti di vista, è l'unico giocatore che in Italia lo possiamo definire un campione. A questo senza proprio alcun dubbio, ecco, ma a proposito di giovani, mister, tu che te ne intendi, ma con questi si vincono i campionati oppure si può comunque fare una buona Champions e anche un buon campionato? Guardiamo i campionati precedenti disputati da parte del Napoli, il presidente insieme a tutto lo staff della società ha fatto sempre acquisti mirati. Se vogliamo pensare, quando è arrivato Higuaín, è arrivato anche Calderón, che alla fine si è dimostrato essere un buon giocatore e che ha permesso a Napoli di fare dei buoni campionati. Se vogliamo pensare a Insigne, lo stesso Gabbiadini, che non sottovaluterei, alcuni in Parigi. Quindi sono tutti ragazzi che praticamente sono venuti a Napoli, che erano dei ragazzi giovani, giovani promessi, si sono rivelati tali. Quindi penso che il mercato del Napoli sia improntato proprio alla ricerca di giovani di qualità, da farli giocare e cercare di fare bene. È normale se noi guardiamo anche al campionato inglese, che l'anno scorso è stato vinto dal Leicester. Ecco. Io ce lo farei veramente un pessimino, perché alla fine quando si va in campo si va in 11, e te lo posso dire che io qualche anno fa ho giocato anche io in Serie A, e ti posso dire che con il nostro modesto Verona, con tanti giovani che la società Verona aveva messo a disposizione del mister Zambelli, abbiamo fatto un campionato che ci siamo salvati alla grande, e abbiamo battuto anche squadre come la Juve, abbiamo dato del filo da torcere anche alle grandi squadre. Quindi io penso che diciamo che il mercato del Napoli è un mercato che è molto oculato. Poi ci sono le grandi società che possono fare degli investimenti importanti, perché sono state organizzate e strutturate per cercare di fare qualcosa della vincita della vittoria del campionato. Quindi comunque bisogna pensare comunque positivo, anche se effettivamente, mister, involontariamente hai sottolineato, diciamo, la differenza fra attualmente quella che c'è fra Napoli e Juventus. Ti faccio fare una domanda anche dal buon Ciro Gaipa, che sono sicuro ha una curiosità per te, caro mister. Sì, mister, le volevo fare due domande velocissime. La prima, lei è stato un centrocampista centrale, volevo chiederle cosa ne pensa del centrocampo del Napoli, se Diawara può essere
una buona alternativa ai vari Haaland, Jorginho e Ramsic, considerando che poi c'è anche Grassi, David Lopez, insomma, il reparto di centrocampo è ben fornito in questo momento. E poi le volevo fare una domanda sulla Serie B, perché lei ha giocato 5 anni ad Avellino e quindi volevo sapere cosa ne pensa della prossima Serie B, visto che ci saranno tre squadre campane, Avellino, Salernitana e Benevento. Rispondo alla prima domanda, che penso che il centrocampo del Napoli già era composto da vari elementi, come Giorginio, che si è dimostrato uno dei più validi centrocampisti della nazione, cioè del campionato italiano, dopo il campionato fatto dall'anno scorso. Poi stiamo parlando di Allan, che è un, diciamo che un mastino, è uno che cerca di recuperare, nello stesso tempo è anche bravo degli inserimenti. Poi parliamo di Anno, perché è anche un valore aggiunto alla squadra. Poi ci sono tanti altri, come Valdigioli, Lopez e lo stesso Cavarà, che è un giovane che sicuramente andrà alla ribalta, perché è un giovane che si sente un grande mattino e alla fine. Poi, per quanto riguarda il campionato di Pini, dove vede ai nastri di partenza tre squadre campane come l'Avellino, la Salernitana e il Benevento, sono tre squadre che, con tutto il rispetto, nel senso che durante gli anni hanno anche loro di saperci fare. Il Benevento, dopo 10 anni, ha vinto questo campionato, e diciamo che potrebbe essere una di quelle mandicole terribili, la mina vacante. La Salernitana, sappiamo che con il presidente Lotito sta cercando di acquistare una squadra per fare un buon campionato. E poi ci potrebbe essere l'Avellino, che parlo, diciamo, un po' da tifoso, perché sono stato tanti anni, Certo. e è una società che ha fatto dei buoni acquisti mirati, e con un allenatore giovane, con già molto parere esperienza in Serie B, può fare veramente un campionato di vertice. Quindi Avellino da vertice, almeno per quanto riguarda la cadetteria, ecco, la Serie B. Vabbè, certo. Guardiamo un attimino alle operazioni di mercato che sono state fatte, e con tutti i giocatori confermati dell'anno scorso, che era già una buona rosa, io penso che l'Avellino possa essere una di quelle società dove potrebbe mirare alla vittoria del campionato, perché poi basti pensare che il campionato si può vincere anche ai playoff, e quindi già arrivare nei primi 8 posti, penso che si possa permettere di lottare per arrivare alla fine. Ma Vabbè, senza secondo lei dubbio. quindi non c'è una vera e propria favorita per il prossimo campionato, visto che comunque sono retrocesse Carpi, Frosinone e Verona, che forse è quella un pochino più completa, che ha un organico superiore? Ad esempio, tra le neopromosse si sta muovendo molto bene la SPAL sul mercato. Ebbene, perfetto. Mister, ho anche un'altra domanda da farti fare dal nostro Federico Mancini, che ha Sì, sicuramente una gustosa curiosità. volevo chiedere al mister, visto che lui da calciatore ha vissuto il periodo di Zamparini col Palermo, volevo chiedere la sua personale opinione su questo presidente. Veramente esonera molti allenatori, però dal punto di vista, diciamo, di scopritore, di giovani promesse, è veramente sta ai primissimi posti. Quindi qual è la verità su questo personaggio? Che personaggio è Va bene, no? Zamparini? Penso che non lo devo dire io il personaggio Zamparini. Purtroppo è così, è fatto così, è un vulcanico. Lui cerca di ottenere sempre il massimo da tutti gli elementi che fanno parte della società, e purtroppo bisogna accettare anche il suo modo di fare, perché poi alla fine è fatto così, è uno che non si lascia dire, a mandare a dire le cose, ma è una persona che è diretta, e purtroppo quando lui, secondo il suo modo di vedere, le cose non vanno in un certo senso, c'era un attimino così, fare i segni per la testa e poi le metti in atto. Basta vedere l'ultimo campionato che ha disputato il Palermo.
cambiato 4-5 allenatori di fila, però alla fine quando diciamo, riesce a trovare un ambiente, persone che cercano di fare le cose infatti, in una certa maniera, le cose le ottiene. Cioè, pensiamo che il Palermo nelle ultime giornate era una delle candidate a retrocedere e alla fine con giustamente tutti gli interventi che ha fatto sia dell'allenatore e poi se vogliamo pensare che negli ultimi anni ha venduto più di giocatori partendo da Cavani, l'anno scorso Vázquez, poi anche Dybala, uno che Dybala la Juve quindi penso che non sia uno sprovveduto. Però purtroppo bisogna accettarlo per quello che è, anche perché io da giocatore l'ho avuto anche a Venezia per 2 anni, ecco. Posso dire che veramente è una persona che è fatta così, è un vulcanico, però è un buono e quindi lo si deve accettare, anche perché nel calcio un presidente come lui diciamo che spende i soldi per la società, sì. E cerca di ottenere magari tutto quello che c'è un'altra curiosità, mister, sempre dal nostro Federico Mancini. Sì, volevo chiedere al mister se oggi abbiamo un modello che si chiama Chievo Verona, cioè che dal nulla come una squadra di quartiere è nata. Volevo sapere, in base alla sua esperienza, se oggi nel panorama attuale delle squadre che militano nelle serie inferiori alla Lega Pro c'è qualche ombra di società ben fatta a livello dirigenziale che potrebbe avere la stessa scia del Chievo. Noi ce l'auguriamo. Ecco, mister, quindi in pochi minuti siamo passati da Zamparini al modello Chievo. Io penso che praticamente dal governo è molto difficile captare, capire quali società potrebbero essere un Chievo per una di domani, però per arrivare a certi livelli penso che debbano fare dei giusti investimenti per procurare. Posso dire la mia, magari io vedrei il modello di Chievo Verona il Benevento. Il Benevento è giusto che è stato 10 anni nella regione di Roma, però sì. Ha costruito un settore giovanile importante. Praticamente tutti i giovani che venivano magari anche da lontano, fuori Benevento, sono stati, cioè vengono accolti in strutture sul luogo, quindi diciamo una sorta di penso che Benevento sia stato strutturato per cercare di fare di emulare qualche società, come giustamente dicevate voi, come si vuole loro. Sì, anche penso che Benevento potrebbe essere una di quelle società dove con gli anni si è costruita, ha attrezzato la società, la squadra e anche il settore giovanile, perché io penso che per avere un futuro importante queste società devono capire più importante del settore giovanile. Sì, il mister ha detto una cosa giustissima, anche perché leggevo il parere di qualche illustre collega che appunto paragonava il Benevento ad un modello addirittura Sassuolo, cioè nel giro di 3-4 anni addirittura poter arrivare ai risultati che ha ottenuto il Sassuolo, che ieri ha giocato il suo primo storico preliminare di Europa League. Esatto, ma mister, invece il Savoia ce la facciamo a riportarlo in alto? Io penso che quest'anno con l'intervento del nostro bomber, che veramente ha cercato di portare di nuovo l'entusiasmo qui in città, e dove si assapora veramente un grande entusiasmo di una volta. Io mi auguro che questa volta si possa fare nella categoria che conta, perché con tutto il rispetto parlando, Savoia è una di quelle società dove la tifoseria, la città può permettere di mantenere una categoria importante. Poi, per quello che si vede e si sente, vogliono strutturare il settore giovanile per cercare di far crescere i tanti giovani che sono nel circondario, perché noi abbiamo tanti talenti, però purtroppo tutte le società sono concentrate, e quindi è un peccato che magari tutti questi ragazzi devono avere le loro chance in altre
in altre squadre, non cercare di farli crescere sul nostro territorio. Beh, questo sarebbe decisamente Io penso che importante. anche in Napoli, con Ecco. l'intervento di Grave, di tutti i suoi collaboratori, sta facendo un grande, sta portando avanti un grande progetto e un grande direttore giovanile. E beh, questo è l'augurio che, insomma, questo è un augurio che facciamo, ecco, al buon Gianluca Grava, e questo è anche l'auspicio che vogliono vedersi concretizzato da parte di tutti i tifosi del Napoli, chiaramente. Mister, prima di salutarti e ringraziarti, ma obiettivi per il futuro? Il sogno nel cassetto qual è? Io sono il responsabile della mia scuola calcio, poi porto avanti diverse categorie come allenatore, come sono arrivato a muovere tante determinate parti in categorie importanti, non sono potuto partire solo di approdare su qualche panchina per cercare di coronare anche il sogno che ognuno di noi ha dopo aver smesso di giocare a calcio, per quadrare allenatori. Mister, Un'opportunità, dovremmo cogliere al volo un'opportunità. questo è decisamente te lo auguro veramente di cuore, così come tutti chiaramente i nostri amici ascoltatori. È stata veramente una piacevole chiacchierata. Ci risentiamo presto, mister. Grazie, Piacere, grazie a tutti quanti. mister. Ciao, grazie, arrivederci. Grazie, mister. Alla prossima. Ciao Raffaele, grazie a te, ciao ciao.